Gentile pubblico, e Storia 2012, ottavo Festival Internazionale della Storia, vi dà il benvenuto nella tenda API. Il festival è ideato e organizzato dall'Associazione Culturale e Storia e si svolge sotto l'alto patronato del Presidente della Repubblica, con il patrocinio del Ministero per i Beni e le Attività Culturali, del Comune di Gorizia, della Fondazione Cassa di Risparmio di Gorizia, dell'Ufficio Scolastico Regionale per il Friuli Venezia Giulia e dell'Associazione Italiana Editori. Grazie al sostegno delle amministrazioni pubbliche e di sponsor privati. Sta per iniziare l'incontro intitolato Di spirito profetico dotati. Intervengono Chiara Frugoni, Gianluca Potestà e Roberto Rusconi. Coordina Andrea Tabarroni. Vi ricordo inoltre che all'ingresso della tenda, se avete piacere, ci sono anche disponibili i libri appunto degli autori. Quindi buona storia a tutti. Buongiorno, chiedo innanzitutto se mi sentite, io sono Andrea Tabarroni, insegno storia della filosofia medievale all'Università di Udine, quindi non ho fatto molta strada per venire qui, ma l'ho fatta molto volentieri per partecipare ad un'occasione importante e stimolante come questa. Credo che gli organizzatori abbiano fatto bene a, direi, penso, inaugurare sostanzialmente questo percorso storico sulla figura del profeta e sul fenomeno del profetismo, immediatamente con il richiamo a due delle figure più stimolanti, più interessanti, più emblematiche della nostra cultura, come appunto Gioacchino da Fiore e Francesco d'Assisi. Il mio compito, oltre a quello naturalmente di esprimere subito un sincero ringraziamento sia agli organizzatori che hanno pensato questo festival e soprattutto lo hanno realizzato, sia anche a voi graditi ospiti del pubblico, oltre ad un ringraziamento il mio compito è soltanto quello di introdurre la discussione e lasciare presto la parola ai graditissimi ospiti e colleghi che nell'ordine parleranno appunto prima di Gioacchino e poi di Francesco e cercheremo di darvi il più possibile informazioni e stimoli perché poi anche da parte vostra ci siano eventualmente domande, richieste o anche interventi su questo stesso argomento. Per introdurre la discussione io penso che forse uno delle vie più fruttuose, o perlomeno questo è quello che mi è venuto in mente nei giorni scorsi quando ho pensato a questa occasione, è quella di ricordare un saggio che è stato molto importante e ancora costituisce un punto di riferimento, un saggio di uno storico della letteratura, anzi di un filologo. Mi riferisco a Eric Auerbach che alla fine sostanzialmente, anzi alla vigilia della Seconda Guerra Mondiale, ha pubblicato su una rivista italiana un saggio dal titolo Figura. Un saggio in cui questo importante storico della letteratura sostiene che la vera e propria invenzione della cultura medievale, uno dei pilastri sostanzialmente che l'epoca medievale ha contribuito alla costruzione della cultura europea in generale, è proprio in questo concetto di figura, in questa idea secondo cui la scrittura e anche la storia può essere considerata come un'anticipazione, rappresentazione, figura di qualcosa che poi viene realizzato, viene compiuto, viene adempiuto. Ovviamente lo schema principale si riferisce al ruolo, al diverso ruolo, secondo la religione cattolica, la religione cristiana, al diverso ruolo fra Antico e Nuovo Testamento, e quindi è principalmente l'Antico Testamento e tutti i suoi protagonisti, i suoi eventi, anche i suoi dettagli che sono figura di ciò che poi viene adempiuto con la venuta di Cristo sulla terra e viene narrato nel Nuovo Testamento. Ma naturalmente questo schema appunto in epoca medievale viene non soltanto riconosciuto e ampliato ma diventa un vero e proprio modo di pensare e il profetismo nel Medioevo cambia di segno, questo credo che si possa dirlo, o almeno questo pongo come
primo eventuale interrogativo anche agli amici qui intorno, cambia di segno nel senso che diventa qualcosa che si inserisce in uno schema che appunto è già in qualche modo offerto dall'interpretazione della scrittura, questo schema di prefigurazione e adempimento, e colui che per primo appunto fa compiere una vera e propria svolta è proprio Gioacchino da Fiore. Gioacchino da Fiore apre dentro questo schema, apre una prospettiva nuova, la prospettiva quella di una terza fase, la prospettiva di una proiezione nel futuro, e l'idea di Gioacchino è che non c'è soltanto una anticipazione, un adempimento, ma anche un'ulteriore fase, la fase che lui chiama dell'età dello spirito, in base alla sua concezione trinitaria della religione e anche della storia della salvezza, e da questo punto si apre appunto una dimensione profetica del tutto nuova, di cui ci parleranno molto meglio di me e gli altri intervenuti. E Francesco? Che cosa c'entra Francesco? Francesco in effetti non è propriamente un profeta, non si proclama profeta, non è stato immediatamente riconosciuto come profeta, è sicuramente il santo, il poverello di Assisi, uno delle figure più importanti dell'epoca medievale. E tuttavia, oltre al collegamento che c'è tra l'eredità lasciata da Francesco e quella di Gioacchino, specialmente nell'ambito del movimento cosiddetto degli spirituali francescani, oltre a questo però credo si possa, proprio facendo riferimento all'intuizione di Eric Auerbach, si possa anche trovare un legame ancora più diretto tra queste due grandi figure, perché Auerbach, oltre a delineare questa interpretazione del concetto di figura come schema esegetico, ma anche come schema di proiezione storica e culturale, oltre ad identificare il concetto di figura, dicevo, teneva in questo saggio teneva a distinguerlo con molta precisione, con molta accuratezza da altri concetti di tipo retorico, in particolare da quello del simbolo. Anch'esso, come la figura, il simbolo è in qualche modo un modo per avere un collegamento, un'intermediazione con una realtà superiore. La differenza, dice Auerbach, tra figura e simbolo è che nella figura le due realtà sono entrambe realtà terrene, quella che costituisce l'anticipazione, ad esempio nell'Antico Testamento, e altrettanto terrena è la realizzazione, l'adempimento che avrà luogo nella fase invece del Nuovo Testamento o nello schema di Gioacchino addirittura nella terza fase dell'età dello spirito. Per quello che riguarda il simbolo invece il contatto è immediato, il simbolo è una realtà che unisce immediatamente il livello terreno a quello ultraterreno, è una via di accesso diretta rispetto alla divinità o rispetto comunque ad una dimensione ulteriore. Ecco, devo dire che per quello che ho io studiato e il modo insomma in cui io ho ricostruito nella mia mente, nella mia ricerca, la figura di Francesco, credo che la dimensione simbolica sia proprio decisiva per la figura del santo di Assisi. Ricordo soltanto che appunto nel suo testamento Francesco stesso dice che per lui decisiva è stata l'idea secondo cui il nome di Dio e le cose di Dio sono una realtà sacra, sono qualcosa che va preservato anche fisicamente, anche letteralmente, proprio perché costituiscono una via di accesso immediata, simbolica, a Dio stesso. Quindi in qualche modo, attraverso la relazione che ho cercato di suggerire tra queste due figure letterarie, con lo spunto della riflessione di Auerbach, in qualche modo anche Francesco è un profeta, anche Francesco, oltre che un santo ovviamente, è un profeta, solo che non è un profeta, diciamo così, concettuale, ma è un profeta simbolico. È un profeta che offre attraverso se stesso la sua azione, il suo esempio, la sua imitazione di Cristo, offre non tanto una
schema in cui, secondo il quale interpretare la storia e dirigere le nostre azioni, ma direttamente una via di accesso privilegiata al rapporto con Dio. Mi fermo qui, la mia è soltanto, come vedete, una semplice, chiamiamola, provocazione, anche se ormai questo termine è del tutto usurato, è semplicemente un modo per stimolare e cominciare la discussione. Passo subito la parola invece, secondo l'ordine che abbiamo un po' concordato tra di noi, all'amico Gianluca Potestà, che ci parlerà in primo luogo di Gioacchino da Fiore. Bene, grazie. Nel 1195 Gioacchino da Fiore incontra a Roma un altro abate cistercense che lo intervista. Forse era un'intervista non troppo benevola quella a cui fu sottoposto da Adamo di Persegna, Gioacchino, e Adamo gli chiese, secondo un cronista inglese che riporta molto meticolosamente il ricordo di questo incontro, con che coraggio predicasse tali cose, e cioè le sue concezioni del futuro, in particolare le sue teorie sulla venuta dell'anticristo, se fondandosi su profezia, su congettura o su rivelazione. Gioacchino rispose di non avere né profezia, né congettura, né rivelazione riguardo a ciò, ma Dio, disse, che un tempo dette ai profeti lo spirito di profezia, ha dato a me lo spirito di intelligenza. In modo che io intenda nel modo più chiaro, nello spirito di Dio, tutti i misteri della scrittura, come la intesero i profeti che un tempo si manifestarono nello spirito del Signore. Questa risposta non è soltanto un escamotage, è, teologicamente parlando, l'unica risposta forse che Gioacchino poteva dare, nella sua consapevolezza teologica, ad una domanda così provocatoria. Perché? Perché Gioacchino è ben consapevole di come stanno le cose per un teologo cristiano, a partire da Ippolito, ma soprattutto Agostino, aveva teorizzato che il tempo delle profezie si è chiuso, si è compiuto con la venuta di Gesù. Quindi da un certo punto di vista non c'è più uno spazio possibile per un profetismo cristiano. Una volta che è avvenuta l'incarnazione, una volta che la Chiesa ha ricevuto la sua missione pneumatica, non c'è più, in senso stretto, alcun contenuto nuovo da rivelare. Occorre solo continuare a esplorare instancabilmente il senso del passato. Quindi lo spirito che Gioacchino rivendica è lo spirito dell'intelligenza, intendendosi per intelligenza la capacità di decifrare più a fondo, in maniera più raffinata e profonda, le scritture. Quindi l'interpretazione della scrittura diventa l'ambito proprio di colui che un tempo, viceversa, nell'imminenza ancora della venuta di Gesù, nell'attesa della venuta di Gesù, era forse depositario di una rivelazione particolare e personale. Questa è un'idea che trasforma la nozione di profezia nel Medioevo. E qui Gioacchino non dice niente di nuovo. Già Gregorio Magno, il grande teologo e papa tra la fine del VI e gli inizi del VII secolo, aveva sostenuto che è sbagliato parlare di profeta pensando ad un tale che ha lo sguardo solo rivolto verso il futuro. Ci può essere, e anzi i migliori profeti sono quelli che guardano verso il presente e verso il passato. Ci può essere una profezia del presente e persino una profezia del passato, nel senso che rivisito il significato delle promesse e degli annunci divini sulla base di una migliore intelligenza della scrittura. E Gioacchino di questo è molto consapevole, perché c'è un brano, questa volta suo, che voglio leggere, che trovo sia molto bello, perché ci mostra anche il suo severo e un po' aristocratico distacco da tanta letteratura, cattiva letteratura di tipo oracolare, sibillino, vaticinante, quando all'inizio di un suo piccolo commento all'Apocalisse dice così:
quando parla lo spirito di profezia, lo scrutatore delle scritture viene schiacciato e già impallidisce al solo supporre qualcosa, in quanto è coperto dall'ombra di un potere, il potere della parola profetica. Quando infatti penetriamo i misteri per contemplarne i recessi, siamo innalzati a regioni celesti più alte, come dotati di penne, no? Colui che guarda il mistero divino in fondo è come l'aquila, di cui aveva già parlato Giovanni Scoto nella sua celebre omelia sul prologo di Giovanni, l'aquila che si innalza altissima e con il suo sguardo acutissimo verso il mistero divino. Ma subito, dice Gioacchino, non appena risuona una voce sopra il firmamento, dobbiamo abbassare le ali, perché se parla lo spirito, l'uomo, per quanto pieno di grazia, deve tacere. Ecco, conclude, nel tempo del Nuovo Testamento questo accade di rado e viene ammesso ancora più raramente, perché possiamo liberamente progredire nella contemplazione ed evitare le cantilene dei falsi profeti. Quindi Gioacchino distingue nettamente il proprio, possiamo dire, la propria missione, il proprio beruf, no? Di teologo in quanto speculator scripturarum dalla visione tradizionale del profeta. Esalta la libertà del teologo che può elevarsi fino alle altezze più rarefatte e prendere distanze dall'ingombrante potere del secondo, che quando parla nessuno può resistergli. Ed ecco perché Gioacchino dedica buona parte della sua ricerca intellettuale e anche del suo lavoro letterario, dottrinale, all'Apocalisse di Giovanni. Perché l'Apocalisse è nient'altro che l'ultima profezia, ma in un certo senso la più importante di tutte, in quanto, come la chiama lui, profezia generale, riguardante l'intero corso della storia, che egli si impegna a decifrare proprio per comprendere passato, presente e futuro. Allora potremmo infine chiederci perché Gioacchino fu considerato profeta e a che titolo cominciamo queste giornate di studio con una figura come la sua. In realtà Gioacchino vive dentro questa tensione irrisolta per cui da un lato, come abbiamo detto, la profezia è finita, ma dall'altro il cristianesimo resta una religione della storia, posta in un'attesa escatologica impossibile ad eliminarsi, una religione nel cui costituirsi, anche dal punto di vista interpretativo, pesano molto le figure dei profeti, che restano una fonte di ispirazione costante negli ambiti culturali e sociali più disparati. Allora, di fatto, qui ora voglio brevemente mostrare alcune immagini, possiamo partire dalla prima. Gioacchino risolse la propria vocazione di lettore della storia e nello stesso tempo di lettore della Bibbia, producendo una serie di testi che erano accompagnati da immagini. Un libro di figure le ha a un certo punto raccolte, potremmo dire, come in un odierno portfolio. Probabilmente servivano anche a lui, ma era una prassi comune per gli autori del tempo, perché distese come su un lenzuolo, pensiamo a delle dimensioni 70%, si serviva di queste immagini per poter spiegare ai suoi allievi, in primo luogo ai suoi monaci, come doveva essere concepita la storia. Ecco, questa immagine che purtroppo voi vedete molto lontana, c'è lo sforzo dell'interprete della scrittura di proiettare il senso che ci viene dalla scrittura su uno sfondo storico. Viene costruito un albero che in realtà consta di due alberi. La parte di sotto è un fico che parte proprio alla base, alla radice, voi potreste leggere la parola Adam. Poi questo albero si prolunga per un certo numero di generazioni fino a Giacobbe e di lì partono le 12 tribù di Israele. Poi l'albero sale ancora e in uno snodo centrale si innesta la vite del Nuovo Testamento. Ecco, di lì inizia lo sviluppo successivo dell'albero che arriva ad un primo snodo importante in Gesù e si realizza infine nel secondo avvento di Gesù che ancora
deve avvenire. L'importanza di questa costruzione e il fascino per i contemporanei di una costruzione del genere è data dal fatto, possiamo dire, dalla sua scientificità o per noi pseudoscientificità. Cioè il metodo di Gioacchino, il metodo, qui sono proprio utili le riflessioni che faceva Andrea Tabarroni all'inizio parlando di figura, il metodo di Gioacchino è quello di leggere tutta la storia come un continuo confronto tra tipi e antitipi, tra figure e realizzazioni, cioè tra prefigurazioni e compimenti. Ebbene, calcolando la novità di Gioacchino è far leva sul numero delle generazioni e computando il numero delle generazioni egli crede o crede di trovare delle impressionanti somiglianze tra le generazioni della prima storia e quelle della seconda. In questo allora, capite, viene fuori la sua carica profetica, perché leggendo il passato e immaginando che il passato sia tipo del presente e del futuro, rovesciandolo verso il futuro, noi possiamo anche già in qualche modo prevedere il ritmo e le cadenze della storia futura. Nella seconda immagine un albero simile, ma nel frattempo Gioacchino ha fatto una scoperta molto importante, che la storia non si muove semplicemente secondo un modello binario, antico, nuovo testamento, primo, secondo popolo, ma in qualche modo incorpora il mistero trinitario. Il mistero trinitario significa che la storia culmina in un'età futura, che in realtà egli concepiva come brevissima, l'età dello spirito, il terzo stato del mondo. Ed ecco allora che l'albero viene rimodellato mettendo in cima non più il secondo avvento di Cristo, ma il terzo stato, la terza epoca della storia del mondo, che segna naturalmente poi, che previene di nuovo la venuta finale di Cristo. Quindi in qualche modo questo costringe Gioacchino ad un profondo ripensamento del sistema di fondo che regola questo meccanismo, che è il sistema della concordia, concordia tra ciò che è avvenuto in passato e ciò che deve avvenire in futuro. La visione del terzo stato è una visione che una letteratura, una storiografia che era invalsa fino a qualche decennio fa presentava come l'epoca della cosiddetta jubilatio monastica, no? Tutti tranquilli nel terzo stato, l'età della pace, della libertà futura, della quiete, della contemplazione divina. Fino a un certo punto. Sarà un tempo brevissimo, ma in Gioacchino gli studi più recenti hanno messo in luce la dimensione, potremmo dire, militante e conflittuale. E andiamo allora alla terza immagine. All'interno della storia noi scorgiamo in filigrana i preannunci dell'Apocalisse. L'Apocalisse ci parla, sul modello di Daniele, in realtà del profeta Daniele, di un drago con sette teste. Qui siamo sempre con le tavole del cosiddetto libro delle figure, il Liber Figurarum, questa in particolare è la copia più importante, l'esemplare più importante, probabilmente allestito in Calabria, è giunto per strade che non sono state ancora pienamente determinate fino in Inghilterra, attualmente è detenuto dalla biblioteca del Corpus Christi College di Oxford, un manoscritto che possiamo datare intorno al 1220, quindi una ventina d'anni dopo la morte di Gioacchino. Ecco, voi vedete qui l'immagine del drago. Quello che è interessante, non possiamo vederlo ora dalla, stante la piccolezza dell'immagine, è che a ogni testa del drago viene messo sopra il nome di un grande persecutore della Chiesa. Si parte da Nerone e gli ultimi tre sono, andando verso la vostra destra, Maometto, Meselmuto, misterioso sovrano di un popolo diciamo musulmano, probabilmente del Marocco settentrionale, e infine Saladino. Quindi dopo il 1187 Gioacchino produce queste immagini, i testi relativi, e sostanzialmente produce, rilegge l'annuncio del drago apocalittico come un grande manifesto di propaganda antislamica. Quindi Gioacchino è un grande militante e vuole preparare la Chiesa, la cristianità, i suoi monaci ai conflitti finali. Tra la testa dell'ultimo drago e la sua coda, di mezzo c'è uno spazio libero, è lo spazio del terzo stato, dello stato dello spirito, molto breve.
e in realtà già si prepara il dramma finale, rappresentato dalla coda del drago, che viene identificato da Gioacchino con quelle popolazioni misteriose di Gog e Magog di cui parlava l'Apocalisse nel 20° capitolo. Veniamo infine all'ultima immagine. Cosa dobbiamo fare noi per attrezzarci nei tempi finali? Beh, la grande novità interpretativa di Gioacchino è la sua dottrina dell'anticristo e in particolare anche la sua rappresentazione di coloro che si oppongono all'anticristo. In Apocalisse 11 si parla di due testimoni destinati a subire il martirio e infine, misteriosamente, dopo essere stati esposti per 3 giorni nella piazza grande di Gerusalemme, a rivivere nuovamente. Ecco, la tradizione li identificava con Enoch ed Elia, gli antichissime figure di patriarca e di profeta destinate a ritornare, a rivivere nei tempi finali. Gioacchino, in questo è veramente innovativo, capisce che Enoch ed Elia non servono più a niente e identifica i due testimoni come figure due ordini dei tempi finali, due ordini di monaci, uno più volto alla predicazione e uno più volto alla meditazione, alla contemplazione, che contrasteranno efficacemente l'attacco finale dell'anticristo. Quindi vedete la trasformazione in senso militante del testo apocalittico, un testo che rischiava di diventare inerte, diventa di nuovo, possiamo dire, una bandiera di militanza. Sarebbe troppo lungo ora spiegare questa quarta immagine, che è la rappresentazione, possiamo dire, visiva di come Gioacchino concepiva il proprio ordine monastico. Vedete, ha la forma di una sorta di croce innestata su un grande piedistallo e ha qualcosa anche di una fortezza munita in fondo, no? Direi, concludendo, che Gioacchino non è quel pensatore irenico e in fondo smidollato cui ci ha abituato una certa tradizione interpretativa molto antica, è un pensatore che si pone come un pensatore critico, molto critico, ma anche dal suo punto di vista al servizio della Chiesa, della Chiesa romana e del papato, cui vuole fornire le armi teologiche ed esegetiche per interpretare il presente e il futuro e per mobilitarlo nella difesa, diciamo, dell'annuncio cristiano. Grazie, ringrazio sinceramente Gianluca Potestà per questa ottima introduzione al pensiero di Gioacchino. Colgo soltanto due piccoli spunti. Uno, da un lato, che mi sembra veramente significativo, è il fatto che a partire da Gioacchino, appunto, come si era anche detto, la figura del profeta cambia di segno. Gioacchino è un profeta che basa la sua capacità di vedere nel futuro sulla scienza del passato, quindi profezia e conoscenza, profezia e scienza si collegano strettamente in questa figura, non sono termini antitetici come a prima vista si potrebbe pensare o come forse nella tradizione precedente poteva anche talvolta accadere. L'altro spunto che colgo, uno spunto molto, come dire, che mi è particolarmente caro, è proprio che studiando queste figure, che in qua, come lo stesso vale per, certamente per quella di Francesco, studiando queste figure che la tradizione ha un po' incorniciato, di cui ci ha consegnato dei ritratti spesso idealizzati, si scopre invece che sono figure spesso tormentate e certamente molto più sfaccettate, impegnate nella loro realtà e anche per questo significative anche al giorno d'oggi. Credo che anche da quello che ci dirà Chiara Frugoni emergerà qualcosa di simile anche per Francesco d'Assisi. Grazie. Ecco, io mi riallaccio proprio alle ultime cose che ha detto Gianluca Potestà, cioè l'idea che dei due testimoni che vengono interpretati come due ordini. Ecco, oltre alle opere di Gioacchino, morto Gioacchino, ci sono delle, cioè circolano anche altre opere che sono attribuite nel Medioevo, sono credute di Gioacchino, in particolare il Super Jeremiam e il Super Iseima.
E questo è importante perché vedremo che proprio queste due opere appunto sono credute di Gioacchino e vengono citate da Bonaventura. Allora, i francescani e i domenicani si erano abituati a pensare che questi due ordini di cui aveva parlato Gioacchino fossero invece l'ordine domenicano e francescano. E proprio nel 1255 i due capi dei francescani e dei domenicani, cioè per i francescani Giovanni da Parma e per i domenicani Umberto da Roman, scrivono una lettera congiunta in cui appunto parlano di questi due ordini come appunto della bontà, del fiorire dei domenicani e dei francescani. Proprio in questo anno, 1255, scoppia un grande scandalo perché un francescano, Gerardo da Borgo San Donnino, pensa che, e che è un grande gioacchinita, pensa che oltre all'Antico e al Vecchio Testamento ci sia un'ulteriore opera che sono, cioè un'opera quindi fondamentale, che è costituita dalle opere di Gioacchino, che lui chiama il Vangelo Eterno, e quindi che in realtà appunto Gioacchino si affianca all'Antico e al Vecchio Testamento. Scoppia un grandissimo scandalo e proprio Giovanni da Parma, che è una figura nobilissima e che però gioacchimita e che si era molto esposto in questo senso, viene molto messo in causa proprio per questo scandalo e deve lasciare il suo posto, e a questo succede Bonaventura. Bonaventura che porterà addirittura Giovanni da Parma a un processo. Giovanni da Parma non viene condannato, però si deve ritirare a Greccio, dove rimane una figura carismatica, ma così. Allora, quando Bonaventura prende in mano, circa 40 anni dopo che è morto Francesco, questo ordine è molto diviso per tantissime ragioni, e adesso non ho proprio il tempo di parlarne. C'è il problema di quale fedeltà, a quale regola, se continuare a rispettare alla lettera la povertà che voleva Francesco e tante altre cose. Ma c'aveva anche il problema, io credo, che questo si era radicato nei francescani, l'idea di essere proprio un ordine voluto dalla provvidenza che avrebbe portato la Chiesa a questo ultimo stadio di Chiesa pacificata in questo appunto tempo finale prima del giudizio universale. E quindi Bonaventura, a mio avviso, qui ci sono appunto delle tesi contrapposte, ma a mio avviso esercita un gioacchimismo moderato, anche perché il distruggere completamente l'idea che appunto i francescani sono un ordine voluto da Dio sarebbe stato controproducente, e quindi in maniera molto equilibrata si muove. E questo lo vedremo nell'ultima scena che vi farò vedere degli affreschi di Assisi, che sono basati, diciamo per semplicità, sulla biografia di Bonaventura, che diventa dal 1266 l'unica biografia ufficiale permessa, e dove appunto vedremo dove appunto sono riflesse queste teorie. Un altro problema era che, come si sa, Francesco non ha voluto mai essere né prete né monaco. È rimasto sostanzialmente un laico, e allora negli affreschi di Assisi, che devono celebrare il fondatore, rimane il problema che statuto dare a questo fondatore. Allora adesso io, in una rapidissima carrellata, vi faccio vedere come, proprio partendo dall'inizio, c'è uno spostamento continuo di punti di vista finché si arriva veramente alla più alta autorità, il Papa, che ammette che veramente Francesco è un uomo mandato da Dio. E allora adesso lo guardiamo rapidissimamente. Ecco, Francesco è ancora avviato sulla via della conversione,
ha appena donato il giorno prima un mantello, evidentemente ha fatto meglio di San Martino, perché Martino aveva donato metà mantello a un povero, Francesco invece aveva donato un intero mantello, e ha come sogno questo sogno del palazzo, un palazzo celeste. C'è una immagine di Cristo che è un'aggiunta degli affreschi, perché invece il testo parla di una voce, che fa vedere a Francesco dormente che la sua ricompensa per lui e per i suoi frati già diventati e mostrati come soldati di Cristo, vedete ci sono scudi e armi con croci, sarà questo bellissimo palazzo. Allora il punto di vista qui, come vedete, è quello di Francesco, anche se evidentemente garantito dal sogno che nel Medioevo era già un forte indice di verità. Comunque non ci sono testimoni, il punto di vista parte da Francesco che sogna. Nella prossima Francesco è ancora più vicino alla conversione, entra in San Damiano mezza rovinata, una croce si anima e da questo crocifisso esce una voce che dice: Francesco, vai a riparare la mia chiesa che, come vedi, è tutta una rovina. Francesco, che è avviato sulla strada della conversione, della santità, vedete che è già mostrato come santo, cioè il nimbo intorno alla testa, però capisce alla lettera e si mette a riparare la chiesa di San Damiano, non capendo che invece Cristo evidentemente alludeva a tutta la chiesa, alla struttura della chiesa. Allora qui vedete che c'è un ulteriore avanzamento, perché è vero che c'è ancora solo Francesco e la croce, non ci sono testimoni, però c'è già una voce che si anima, cioè è un crocifisso che parla, quindi c'è un ulteriore, siamo di giorno, è un miracolo che è avvenuto. Ecco allora il sogno del Laterano. Francesco va a Roma con alcuni compagni per chiedere a Innocenzo III l'approvazione della loro forma di vita. Il Papa qui non ha ancora visto Francesco, e nella notte prima di questa udienza vede un uomo piccolo e male in arnese che sostiene il Laterano, cioè la cattedrale di Roma che crolla. E quindi quando poi vedrà Francesco con i compagni riconosce e quindi dà un'approvazione anche solo orale. Ecco, come vedete che a questo punto, di nuovo attraverso il sogno, quindi attraverso questa garanzia di verità, è comunque alla fine veramente il Papa che riconosce che Francesco è colui, Francesco e i suoi frati, che sosterrà la Chiesa di Roma pericolante. Quindi siamo arrivati al punto che viene assolutamente detto che la maggiore autorità della Chiesa ha approvato Francesco e riconosce che Francesco è veramente un uomo mandato da Dio. Subito dopo questo, noi e quindi dove c'è l'approvazione di questa forma di vita, ci aspetteremo di vedere Francesco che predica, e invece no, abbiamo un'ulteriore visione, ed è questa sulla quale noi, c'è ancora un'altra visione, che era quella di Francesco che era entrato in una chiesa e un frate vede, e anche qui è un'aggiunta del pittore, quindi dell'ordine, un angelo che dice che a Francesco in questi seggi celesti che sono vuoti perché c'è stata la ribellione degli angeli, il più bello sarà appunto dato a Francesco. Quindi qui abbiamo l'inizio dell'ordine che comincia a vedere in Francesco veramente questo uomo mandato da Dio, e finalmente arriviamo appunto alla prossima, che è Francesco sul carro di fuoco. Allora, nel testo di Bonaventura si dice che Francesco si è allontanato dal luogo, dal Tugurio, che qui vedete invece trasfigurato in un posto bellissimo, perché ormai tutti i francescani stanno bene, per pregare. I frati dormono e all'improvviso si apre la porta e viene un carro di fuoco che fa tre volte il giro della stanza, e su questo carro c'è un globo di fuoco.
Ecco, questo è importante, perché invece quello che voi vedete rappresentato, quindi non è la descrizione di quello che dice Bonaventura come avvenimento, è invece rappresentata la sua riflessione teologica che viene subito dopo, perché dice che Francesco, trasfigurato dalla luce dei celesti splendori e dalla fiamma dei celesti ardori, era su quel carro di luce e di fuoco, e che i frati dovevano camminare come veri israeliti sotto la sua guida. Egli infatti, eletto da Dio come un nuovo Elia, ad essere cocchio ed auriga degli uomini spirituali. E qui c'è proprio una citazione dei viri spirituales che appunto Gioacchino pensa che sarebbero stati nella pace dell'ultima età. Ma poi ancora viene detto che c'è davvero da credere, ecco, cioè vedete come proprio Bonaventura fa una serie di asserzioni, c'è davvero da credere che frati così semplici, perché vedessero le meraviglie di Dio, videro appunto questo, e perché Dio aveva aperto, così come aveva aperto gli occhi al servo di Eliseo, perché vedesse il monte pieno di cavalli e di carri di fuoco intorno ad Eliseo. Ecco, Eliseo è l'allievo di Elia, e questa citazione di nuovo è proprio una citazione, una del questa opera pseudo Gioacchimita, il Super Jeremiam, che dice che i cavalli vogliono dire lo zelo dei predicatori spirituali. Elia rappresenta gli uomini spirituali e il servo rappresenta gli uomini predicatori che sono conformi a Cristo che ha sofferto. Quindi vedete che proprio Bonaventura cita proprio volontariamente tutte queste opere ritenute appunto di Gioacchino. Non solo, ma nel prologo della sua biografia parla appunto di Francesco come l'angelo apocalittico del sesto che sale dall'Oriente e che apre il sesto sigillo e che porta il segno del Dio vivente. E questo allora di nuovo è un cortocircuito per Bonaventura, perché pensa che davvero questo angelo, proprio che Gioacchino pensa che appunto è il portatore, l'annunciatore di questo tempo di pace, per Bonaventura si crea una specie di cortocircuito e gli sembra veramente che questa profezia si avveri, perché Francesco ha le stimmate. Quindi quell'angelo che aveva il segno di Dio vivente, che avrebbe dovuto segnare col segno del Tau, tra l'altro Francesco firmava sempre con un Tau tutti gli eletti, è veramente si incarna in Francesco. Quindi, come vedete, per Bonaventura, appunto, c'è questa forma attenuata nel mostrare un Francesco, appunto, un Francesco gioacchimita. Però fa un ulteriore passo, appunto, Bonaventura, e questo soprattutto in un'altra opera, che sono le collazioni in Exameron, in cui lui fa una discontinuità fra Francesco, uomo veramente angelo del sesto sigillo, e il francescanesimo, che invece fa parte non di quell'ultimo ordine di uomini serafici che non avrebbero più avuto bisogno di comprendere le scritture perché le avrebbero comprese per la loro purezza a cui erano arrivati, ma invece l'ordine precedente, sempre pensato, ma anche da Gioacchino, cioè di un ordine ancora cherubico, cioè un ordine di francescani che devono ancora speculare, studiare, predicare. E quindi, ponendo questa discontinuità, in realtà lui può presentare Francesco come perfetto angelo del sesto sigillo e i francescani invece che hanno tutto il diritto di in realtà essere un po' cambiati rispetto agli intendimenti di Francesco, e che poi nel tempo anche questi francescani da cherubici sarebbero diventati serafici.
E quindi con questo Bonaventura sistema la situazione fra Francesco e i francescani. Grazie. Grazie a Chiara Frugoni, abbiamo sentito quindi come molto rapidamente dopo la venuta di Francesco lo schema, il modo di vedere la storia, il modo di leggere la scrittura inaugurato da Gioacchino viene immediatamente utilizzato e sfruttato dai seguaci, dagli eredi di Francesco per leggere la figura stessa di Francesco. Quindi è evidentemente soltanto dopo la nuova interpretazione del ruolo del profeta di Gioacchino è soltanto dopo l'introduzione della visione ternaria della storia che è possibile anche considerare Francesco, un santo come Francesco, come un nuovo adempimento. L'adempimento non è più soltanto quello che accade nel Vangelo, ma è qualcosa che può ancora accadere nella storia, ad esempio è accaduta con Francesco, e questo pone ulteriori compiti, ulteriori obiettivi e ulteriore mete anche per i cristiani del tempo. E di questo credo parlerà ancora più approfonditamente Roberto Rusconi. Io cercherò di esaminare. No, non si sente. Passiamo a uno strumento meno avanzato. Ecco, io cercherò di rapidamente seguire alcuni nodi che sono già stati messi in evidenza dagli interventi precedenti, nel vedere come dalla Concordia Gioachimita si passi sostanzialmente al millenarismo francescano. Farò qualche magari uso di qualche forzatura di lessico politico per farmi capire meglio. Gioacchino da Fiore è un monaco che ad un certo punto vuole aderire alla riforma cistercense di San Bernardo. San Bernardo Mole nel 1153, Gioacchino nel 1202, perché la ritiene la forma più avanzata di riforma della Chiesa del suo tempo. E San Bernardo a un certo punto ha un personaggio che gli domanda, che gli dice che vuole andare in pellegrinaggio a Gerusalemme, risponde: perché vuoi andare in pellegrinaggio a Gerusalemme? La sua Gerusalemme è già nel tuo monastero. Ecco, questo è un punto da tenere presente. E la Gerusalemme che è nel monastero cistercense è la Sion del Libro dei Salmi che i monaci continuano a iterare. Tra l'altro Gioacchino scrive un importante, uno dei tre grandi scritti di Gioacchino è proprio dedicato al commento al Libro dei Salmi. Allora, nel sistema della Concordia di Gioacchino e nel sistema ternario dei tre status, un elemento estremamente importante che si inserisce è l'idea che a ognuno di questi stati, cioè del Padre, del Figlio e dello Spirito, si associ un ordine preciso, un ordo, e in forma ascendente dal meno al più grande, i laici, i chierici, i monaci. Cioè la sua idea è che il compimento della storia avvenga, diciamo, quando tutta la storia si fa monastica in un certo senso. Tant'è vero che la figura della Dispositio che Potestà ha fatto vedere per ultima si intitola Dispositio Novis Ordinis ad Instar Superne Jerusalem, cioè il nuovo ordine è esattamente formulato come la Gerusalemme celeste, cioè sostanzialmente ad un certo punto, anch'io vado un po' con l'accetta, la Sila dove Gioacchino costruisce il suo monastero diventa sostanzialmente, si identifica con la Sion della Bibbia e delle attese. Questo, diciamo così, è un ideale di riforma che è abbastanza, diciamo, dissonante rispetto a quello che era stato il motivo ispiratore della riforma dei secoli precedenti, il ritorno alla forma della Chiesa primitiva, le ecclesie primitive forme. È un ideale monastico ed è un ideale sostanzialmente elitario. All'interno di questo ideale, quindi, un ordine religioso assume un'importanza enorme, e di qui il passaggio, siccome questi cistercensi, soprattutto i florensi di Gioacchino, erano un piccolo gruppo, il passaggio a questi due nuovi ordini. Ad un certo punto, nel 1239, c'è una crisi all'interno dell'ordine francescano, la deposizione di Elia da ministro generale, ma nello stesso anno
per la casualità della storia, un gruppo di monaci calabresi fuggono davanti alle armate di Federico II e portano a Pisa i manoscritti di Gioacchino. E a questo punto i francescani scoprono i manoscritti di Gioacchino. E gli piacciono tantissimo, perché cosa trovano? Trovano la profezia dei due ordini del futuro, e immediatamente identificano questi due ordini nei francescani e nei domenicani, e come si dice, tengono per sé la parte migliore, e innestano nella identità dell'ordine francescano un meccanismo escatologico che è destinato a risvolgere nel corso del tempo un'enorme importanza. La crisi del 1254-1255 è proprio importante perché i due ministri generali dei due ordini devono pubblicare questa lettera che serve un po' a frenare gli entusiasmi eccessivi, diciamo così, è una lettera di tipo centrista per tagliare fuori le ali più intransigenti. Viene fatta una commissione papale che si riunisce ad Anagni nel 1255 per esaminare gli scritti di Gioacchino da Fiore, e uno dei punti chiave di questa commissione, che la commissione reputa negativamente, è che Gioacchino aspetta non si sa quale ordine futuro, perché quale sarà un ordine futuro, e questo innesta all'interno del francescanesimo l'idea che i francescani devono farsi parte attiva della storia, cioè non solo, diciamo, leggere, interpretare, comprendere, ma addirittura militare in senso positivo, in senso pratico, aprendo con ciò stesso una divaricazione di posizioni all'interno dell'ordine che lo divide sostanzialmente in una serie di frazioni che continuano ciascuna di esse a rivendicare di essere l'autentica interprete del francescanesimo. In questo Bonaventura è una figura chiave. Quando Bonaventura muore nel 1274 al Concilio di Lione, parte immediatamente, perché una frangia che si autodefinisce di zelatores, cioè i frati zelanti, cioè sempre questa idea che ci sia una minoranza di frati che sono più francescani, loro dicono veramente francescani, e noi potremmo dire che vogliono sembrare più francescani dei francescani, che sono i veri custodi della regola e che cominceranno anch'essi ad un certo punto a interpretare la loro funzione all'interno di un quadro di carattere escatologico. La profezia dei due erunt duo viri, pseudo Gioachimita, si riferirà a Francesco e a Domenico, e questi frati zelanti diventano gli interpreti, coloro che portano avanti una minoranza, di fatto una minoranza eletta. Naturalmente, questo gruppo di frati, come altri frati, sono immersi all'interno del mondo francescano, usare di nuovo una categoria, ci sono gli estremisti e i loro fiancheggiatori, cioè i confini non sono così netti come possono sembrare nella polemica. E ad un certo punto, proprio negli anni in cui vengono fatti gli affreschi di Assisi, che come Chiara Furgoni ha fatto vedere, sono una chiave interpretativa molto mirata del volto del francescanesimo, è il manifesto dell'identità dell'ordine nel santuario dove si trova il corpo del fondatore, quindi ha un'autorevolezza notevole. Questa spinta dei francescani a appropriarsi del gioacchinismo, e non tanto, forse nemmeno di Gioacchino, perché spesso Gioacchino viene conosciuto addirittura attraverso Bonaventura, nemmeno direttamente, accentuano questo ruolo militante del francescanesimo nel portare avanti a questo punto non solo la riforma dell'ordine, ma anche la riforma della Chiesa, e addirittura portare avanti la storia.
Ad un certo punto uno di questi personaggi, reso poi famoso anni fa da Umberto Eco nel Nome della Rosa, Ubertino da Casale, siamo al 1305, scrive questo voluminoso Arbor Vitae, e in bocca a Francesco mette una di queste tante profezie che gli vengono attribuite nel corso del tempo. Io voglio che ci sia un popolo nuovo, che sia dissimile nell'umiltà e nella povertà da tutti gli altri che lo hanno preceduto. Cioè l'idea che ci sia, come dire, all'interno del francescanesimo una sorta di resto di Israele che garantisce la purezza dell'ordine, il garante che la storia possa andare avanti, malgrado la moltiplicazione dell'ordine. A questo punto però, proprio in questi anni, diciamo, si assiste ad un frazionamento di queste avanguardie minoritiche in tutta una serie di gruppi che sono genericamente indicati come fraticelli, ma che hanno orientamenti tutti diversi, ma che sono accomunati. Adesso vi risparmio i dettagli della travagliata storia dell'ordine, dove il litigio, appunto, chi è più francescano dell'altro è durato per secoli. Quello che li accomuna è l'idea che loro sono gli autentici interpreti di questa vicenda. Addirittura si arriverà alla elezione di un antipapa francescano nel 1328. Ma nel corso della prima metà del Trecento si innesta all'interno dell'ordine francescano una variante che solo in parte riporta a Gioacchino da Fiore. Gioacchino da Fiore era stato molto prudente nell'esercitare in pratica il sistema della concordia nel prevedere gli eventi. Ad un certo punto, le sue previsioni si fanno abbastanza vaghe. Questo tipo di prudenza non caratterizza certamente la prima generazione dei suoi seguaci, i testi che ricordava Chiara Frugoni, e viene ancora meno agli inizi del Trecento, a partire dagli inizi del Trecento, quando davvero si comincia a scrutare il futuro. E in questo c'è un personaggio assolutamente singolare che è chiamato in italiano Giovanni da Rupescissa, un francescano probabilmente originario della Francia meridionale, siamo tra 1349 e 1356, che esaspera tutto il sistema della concordia gioachimita, cioè fa venire meno il suo retroterra, che è un retroterra teologico, trinitario, apocalittico, e lo riduce sostanzialmente a un sistema di calcolo col quale si vuole proprio prevedere ogni minimo dettaglio. E al centro di questo sistema di calcolo che cosa c'è? C'è ancora di nuovo l'idea che ci sia una sorta di resto di Israele, di nuovo popolo eletto. Chi è questo resto di Israele? Chi è questo popolo eletto? È la parte dei francescani che è veramente rimasta fedele a Francesco e alla regola, e riprende un brano del profeta Zaccaria quando dice «Tertia pars relinquetur inea», cioè proprio sono loro, e viene quindi l'argomentazione di carattere scritturistico viene piegata a sostenere la veridicità del ruolo di questi frati. E il culmine di questo profetismo, che possiamo chiamare profetismo militante, anche se poi poco effettivo sul piano pratico della politica ecclesiastica e in fondo anche della politica dell'ordine, ecco, il culmine di tutto questo sarà dato dal fatto che la profezia che circolava in quei decenni dell'avvento di un papa angelico, cioè di un papa di designazione sovrannaturale che porterà a una vera riforma della Chiesa, a questo punto papa angelico diventa il reparator evangelicus e non può essere altro che un frate minore che il collegio dei cardinali, finalmente rinsavito, eleggerà alla testa della Chiesa. Come potete immaginare, tutto questo non è successo. Grazie anche a Roberto Rusconi, di nuovo anche un grazie a tutti i colleghi, perché credo che siamo rimasti perfettamente nei tempi che ci eravamo dati, anche per dare la possibilità, se ci sono, alle curiosità o alle osservazioni di emergere.
Io dico soltanto, prima di lasciare eventualmente la parola al pubblico, dico soltanto che in questo modo mi pare sia delineato rapidamente, ma in maniera molto significativa e direi emblematica, proprio un percorso che le figure di Gioacchino e di Francesco ci mostrano, di come in ambito medievale, nell'epoca medievale, la profezia va dalla scienza alla storia e alla politica. Tutti questi campi, quella della la scienza è ovviamente la scienza teologica in primo luogo, ma è la scienza per il Medioevo, non c'è altra scienza che questa, e la politica è politica tra il Papa e l'Imperatore, tra le varie forze in campo, è una politica principalmente religiosa, ma nella dimensione medievale il concetto di profezia copre tutti questi campi e quindi è sicuramente un concetto fondamentale. Se ci sono domande o interrogativi, prego. Volevo semplicemente chiedere il rapporto che c'è, o che rapporto hanno tenuto meglio sia Francesco che Gioacchino con il problema che avevano al loro tempo delle crociate. C'è quel signore lì anche, forse raccogliamo, sì, le domande. Raccogliamo, sì. La domanda la vorrei fare alle potestà. Una è questa: se non ricordo male, in un documento conciliare nella Gaudium et Spes, il cristiano viene definito re, sacerdote e profeta. È una cosa che è stata glissata poi dalla Chiesa. Volevo sapere cosa ne pensa eventualmente di questo fatto che noi potremmo in questo momento come cristiani rivestire tutte e tre le figure. Se al giorno d'oggi non sia un po' bloccante, è un po' anacronistico avere il rapporto, diciamo, cioè un peso così pesante dell'Antico Testamento rispetto al Nuovo, pur sapendo che c'è, come diceva Gioacchino da Fiore e tanti altri, il cristianesimo è un ramo che si innesta sull'Antico Testamento, però forse l'Antico Testamento era fatto, scritto, ispirato per uomini antichi. Noi siamo a 4.000 anni di distanza da quando è stato scritto l'Antico Testamento, quindi chiedo solo se per caso non è un po' troppo vincolante focalizzarsi tanto sull'Antico Testamento. E forse così una piccola considerazione: mi sembra che GOG sia molto similare a Google, potrebbe essere. Ecco, c'è ancora lì, ma poi magari rispondiamo. Abbiamo sentito tutta un'evoluzione per quello che riguarda naturalmente ciò che è stato tramandato di Francesco nel corso della storia e come la sua storia sia stata più o meno manipolata anche da quello che la storia ha voluto intendere. E mi chiedo e vi chiedo se è possibile riassumere, diciamo, almeno alcune notizie sicuramente certe su Francesco direttamente da allora, senza tutte le trasformazioni successive. Possiamo raccogliere per prime, sì, queste tre domande, sì. E chi vuole cominciare? Comincio io rapidissimamente. Allora, per quanto riguarda San Francesco, abbiamo la fortuna di avere i suoi scritti, poco frequentati, però ci sono, e quindi abbiamo la sua voce, quindi sicuramente. Per quanto riguarda la domanda delle crociate, non so se volete rispondere voi. Vado io. Ma per quanto riguarda Gioacchino era molto contro i musulmani, ma pensava invece che gli ebrei alla fine si sarebbero convertiti. Per quanto riguarda la posizione di Francesco sulle crociate, è estremamente controversa. C'è una posizione anche oggi, diciamo, Cardini pensa che Francesco fosse crociato. La mia posizione è che Francesco invece sia andato non dal sultano, ma sia andato dai musulmani, e lo mette anche nella regola chiedendo di stare in pace senza liti e senza dispute. Su questo proprio uscirà fra poco un librettino mio. Ma per quanto riguarda, vorrei tornare un attimo sulla questione Gioacchino e le crociate. In realtà Gioacchino è un personaggio molto ambiguo, che cambia nel corso del tempo,
anche massicciamente le proprie posizioni, e che poi si esprime, siccome si esprime molto spesso a ridosso delle pagine bibliche, in qualche modo modella il proprio pensiero a partire da ciò che i testi biblici lo inducono a dire. Questo in generale. Per quanto riguarda la crociata, aggiungerei due cose a quanto già è stato detto. Da un lato abbiamo un Gioacchino che si esprime fortemente contro l'intervento di chierici e monaci nell'ambito del far guerra. C'è un breve testo che purtroppo non è disponibile in italiano, ma che è bellissimo. Si intitola L'interpretazione del canestro dei fichi e riguarda un passo di Geremia del capitolo 24, in cui Gioacchino, rileggendo quella storia e applicandola al presente, entra in una polemica violentissima con un altro abate cistercense che aveva preteso di emettere un proclama contro Federico Barbarossa. E lui dice che questo è inaccettabile, non bisogna entrare in questo campo, ma anzi la Chiesa deve passare attraverso Babilonia, deve piegarsi davanti ai poteri, perché solo con delle pagine che hanno fatto pensare quasi a delle pagine dostoieschiane, solo passando attraverso il peccato e, come dire, la perdita di sé, la Chiesa può riguadagnare una vera, un'autentica libertà. Però questo viene detto in rapporto ad una situazione politica del tempo, in cui Gioacchino si esprime in maniera molto netta, da abate dell'Italia meridionale, molto preoccupato anche delle vicende a seguito del matrimonio tra Enrico VI e Costanza, molto preoccupato delle vicende del regno normanno e molto ostile alla linea antiimperiale che certi abati cistercensi francesi sostenevano presso il papato. Questa è una linea. Però poi bisogna anche dire che negli ultimi anni della sua vita Gioacchino è stato insignito del titolo di predicatore della crociata da parte di Innocenzo III e lui stesso pare, era molto vecchio, ma comunque è andato a predicare la crociata. Cioè qualcosa di fortemente militante nella sua impresa teologica è innegabile. Lui si presenta nel prologo alla Concordia come la sentinella che deve avvertire il nemico e suonare la tromba perché gli altri si sveglino, quindi questa dimensione c'è sicuramente. Poi direi delle due sue domande prenderei soprattutto la parte relativa al nesso tra Antico e Nuovo Testamento, no? Lei dice, stiamo ancora sull'Antico Testamento, ci possiamo stare in una maniera diversa da Gioacchino, cioè Gioacchino ci sta, se lei vuole, in una maniera molto ingenua per noi, no? L'Antico Testamento ha un certo numero di generazioni che computate sono 63, allora se la storia deve essere una storia di concordia dovremmo averne, avrebbe dovuto dire altre 63, ma allora il tempo non avrebbe avuto quell'imminenza, quindi cominciava a calcolare da 21 prima, arrivava a 42 e sostanzialmente il tempo per lui doveva finire intorno al 1260, poi accorciò ulteriormente, perché chiaramente voleva dare un senso tambureggiante all'imminenza della fine. Tutto questo si è perduto, però io penso che per un cristiano, diciamo, o c'è questo nesso che veniva già detto all'inizio tra Antico e Nuovo Testamento, tra prima storia e seconda storia, alcuni oggi addirittura opinabilmente, secondo me, parlano più di Antico Testamento ma di Primo Testamento, eccetera. Oppure si perde tutto, che cosa resta? Cioè, questo però non vuol dire ripiegarsi sul passato, e Gioacchino non lo fa ripiegandosi sul passato, di lì trae semi per guardare verso il futuro. Gioacchino parla addirittura di una nuova Pentecoste che deve arrivare. Vorrei dire un'ultima cosa che in realtà non dipende dalle domande che sono state poste. Vi chiedo ancora due minuti, perché penso che forse questa tavola rotonda noi non l'avremmo dovuta intitolare all'insegna del profetismo, ma all'insegna del messianismo. Cioè, ricordo che una volta sono andato a parlare in un centro culturale attiguo ad un monastero di monache benedettine di clausura e credevo che lì Gioacchino ottenesse grande successo, no? Parlo sempre di Gioacchino. Invece a un certo punto viene fuori la madre badessa e mi dice: non ne possiamo più di questo messianismo monastico, no? Impressionante. Cioè, in realtà quello che è venuto fuori di qui è dunque chi è il nuovo Elia,
è Francesco che sale sul carro di fuoco, forse come Elia o come Ezechiele, è il suo ordine, è l'ordine dei monaci dei tempi futuri, cioè questi monaci e questi frati hanno, o altri propagandisti nella loro scia gli attribuiscono, una responsabilità messianica, cioè sostanzialmente una responsabilità salvifica nella storia. Il problema di fondo è: il messianismo è un fattore, detto molto volgarmente, positivo o negativo nella storia? Abbiamo bisogno di forze messianiche o no? Ecco, questo è un grande problema, però dobbiamo anche tenere presente che dentro, ad esempio, la stessa discendenza minoritica, come diceva prima Roberto Rusconi, ci sono anche già a quei tempi uomini che mettono molto in guardia nei confronti delle derive messianiche, dicendo no, la nostra storia è un'altra, il nostro destino è un altro, non abbiamo bisogno di tutto questo per credere che ci sia un carisma francescano. Sì, farei questo tipo di osservazione. Sia per Francesco d'Assisi che per Gioacchino da Fiore, negli ultimi decenni gli studiosi hanno fatto un grande lavoro. Un grande lavoro che soprattutto ha cercato di sfrondare gli orpelli, non so come dire, come quando alcune chiese che erano decorate da altari barocchi sono state rimedievalizzate togliendo tutti gli altari barocchi. Cioè, per Francesco d'Assisi ci sono gli autografi, una assoluta rarità per il periodo medievale, ci sono gli scritti, c'è molta altra documentazione che consente di arrivare molto vicino al personaggio, ma attenzione, molto vicino al personaggio, riportandolo però fortemente alla sua epoca. Ed è il discorso che faceva anche Potestà per Gioacchino da Fiore, su cui altrettanto si è lavorato, altrettanto si sono sfrondate le favole di quelli che hanno ragionato su Gioacchino da Fiore leggendo i commenti degli altri su Gioacchino da Fiore e mai leggendo Gioacchino da Fiore, e di nuovo anche questo è riuscito appunto a riportare Gioacchino da Fiore a un personaggio pienamente del suo tempo, con le contraddizioni, che anche Francesco era pieno di contraddizioni, per esempio era tutt'altro che mite, anzi secondo noi aveva un pessimo carattere, quasi intrattabile. Riportandolo a questo che cosa però significa? Significa che dobbiamo sicuramente stare molto attenti a non esasperare un carattere paradigmatico di questi personaggi, proprio il loro, riportarli al loro contesto storico aiuta a comprendere, ma non deve essere trasformato in un nuovo modello, cioè ci liberiamo dagli orpelli, però di nuovo facciamo un modello o di Francesco o di Gioacchino. Volevo dire, a proposito della domanda che è stata posta sulle biografie, se si possa leggere qualcosa su Francesco che ci ridia i fatti nella loro nudità. Ecco, naturalmente loro non potevano dirlo, però io posso dire che sia il professor Rusconi sia la professoressa Frugoni hanno scritto delle biografie di Francesco che io ho letto in questa prospettiva. Quella di Roberto Rusconi nasce dalla voce che ha fatto per il Dizionario Biografico degli Italiani e che poi ha trasformato in un volumetto, una cosa molto asciutta nel suo stile, molto secca. Invece professoressa Frugoni ne ha scritte molte di opere su Francesco, intorno a Francesco, però io ne ho in mente un'altra che ha pubblicato con Einaudi, in cui invece la prospettiva a me è parsa è più che altro quella di proiettare Francesco anche in una dimensione più ampia, cioè dentro la dimensione della cultura, della vita vissuta, della vita quotidiana del suo tempo. Ecco, questo loro forse non lo potevano dire, però penso che sono due prospettive che si integrano anche, leggermente differenti, ma lì si trova tutto ciò che è solido su Francesco oggi. Da vabbè. Aggiungo solo una cosa, allora, visto che mi pare giusto, ecco, chi volesse conoscere Gioacchino da Fiore, lui non lo poteva dire, ma Gianluca Potestà ha scritto un gran libro proprio sulla vita dell'abate, quindi.